Signori, buongiorno, live su YouTube oggi, così non vi lamentate e mi dite ogni volta che su YouTube non faccio le live. Ragazzi, non è che posso fare le live ovunque, io uno solo. Allora, figliuoli belli, partiamo subito. Voilà. Sì. Che schifo. Questo è farro bianco. Perfetto, facciamo scrocchiarella. Quindi, oddio, non so più che farina sia questa qua. Non voglio non esagerare. Allora. Poi quando impastiamo mi metto gli auricolari se volete fare qualche domanda, ma intanto mi metto un attimo al lavoro. Allora, figliuoli, andiamo di... E anche c'è live. Commenti? Ciao Domenico, ciao Fabio, siete contenti che faccio una live anche su YouTube? Condividete, likeate. Allora, andiamo di... Voilà! Ricordiamoci che questo è farro, se no me lo scordo, quindi facciamo impasto per romana scrocchiarella, facciamo metà di farro bianco per agevolare per bene l'estensibilità e metà di 00 normale, io uso soffiato marino, quindi 500 grammi. 4,90. Perfetto, andiamo a chiudere. Ci mettiamo anche il cartellino così vi ricordo che stile fa. È andata anche la bolletta, molto bene. Ce n'è un'altra, un lettino, vediamo se la trovo. Ce ne sono più, lo sistemo dopo. Ciao Giovanni, ciao Giorgio, Gabriele carissimo, questa è tutta roba tua per domani, è tutta roba tua Gabriele, del tuo corso, quindi te lo vedi in live e ce lo rivediamo poi anche domani assieme, ovviamente. T'ho preso anche una sorpresa, visto che tu e Melissa siete clienti affezionati, vi faccio una sorpresona, sicuro sarai contento secondo me. Poi nella 00 dopo ci serve, no, non ci serve per l'altra cosa. Poi acqua, pezzi per la scrocchiarella, per la romana scrocchiarella, idratazione bassa, non impazzire con le altre idratazioni. 55% può andare benissimo. Perfetto. Prendiamo il lievito. Vediamo chi c'è. Ciao ragazzi, me l'ho fatta apposta la diretta su YouTube, una volta tanto. Quindi andiamo anche. Gabriele, portati un po' di recipiente anche per gli impasti, tanto vi siete vicini, quindi un po' di roba te la faccio portare. Mi raccomandi. Ok, possiamo stare 4 grammi al chilo, ci sistemiamo un po' il sale, solito quantitativo, prendiamo gli auricolari e andiamo a impastare. Voilà, allora venite con me, prendo gli auricolari, vi metto sull'impastatrice e
andiamo a impastare assieme, venite figliuoli. Tac. Tac. Ola. 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 Eccoci qua. Impastatrice here e partiamo. Mischiata. Auricolari. Così mi sentite e andiamo a idratare. E facciamo il nostro impastino per Romana Scrocchiarella che domani vado a fare con Gabriele. Allora, chi è che c'è online, figliuoli? Ciao Giuseppe, Fabrizio, ho fatto... Allora, Giuseppe Pazzola, ne approfitto per la diretta della live su YouTube per spiegare anche questa cosa. Io faccio solo corsi personalizzati. Io non organizzo corsi di gruppo in cui vi dico ragazzi, il, non lo so, 20 dicembre mandami un messaggio privato Domenico Miranda su Facebook o su Instagram ovviamente. Non è che vi dico ragazzi il 20 dicembre sono a Sassari, 20 posti disponibili, venite. No, ragazzi, io non lavoro così. Io faccio solo corsi personalizzati perché i corsi in altro modo non servono, va bene? Vogliamo essere molto chiari? O comunque hanno una utilità molto 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 relativa, ok? Rispetto alla personalizzazione del servizio in un certo modo. Quindi io non è che vengo in Sardegna, io vengo in Sardegna se ho un cliente, Domenico 86, no, in Calabria mai, se ho un cliente che chiede un mio corso, che sia privato, professionista, via dicendo. Io lavoro solo in questo modo perché è il modo migliore per fare in modo, scusate il gioco di parole, è il modo migliore per fare in modo che voi ottimizziate le informazioni ricevute nel tempo in cui le ricevete. Cioè, ragazzi, ripeto, non c'è nessun altro che può dare questi risultati sul web. Smentitemi se potete smentirmi. Nessuno ha 300 recensioni di consulenza su Facebook, ad esempio. Chi fa... Matteo, dopo ti rispondo. Chi... scusate, mi sono perso. Dicevo, i corsi fatti in un certo modo hanno un risultato completamente diverso. Quando io lavoro, il mio cliente, anche se stiamo assieme 2 o 3 giorni, o anche un giorno, fa da così a così. Ripeto, io lo so che a voi sembra che dire le cose come stanno sia presunzione, lo so. I più sfigati e i più insicuri di voi pensano che il giova, quando descriva la realtà, faccia il presuntuoso. Ma io descrivo la realtà e basta, perché se mi conoscete e mi seguite sempre, sapete che sono anche uno che se una cosa non sa, non ne parla, però se le cose le so e stanno in un certo modo, ne parlo. Quindi i corsi fatti così, perdonatemi, come li faccio io, servono. Quando ci troviamo in 30, io lo so che il consulente fa in una giornata 3-4 mila euro, va bene, i soldi sono belli e piacciono a tutti. Ma se uno fa il consulente e fa i corsi, lo fa per fare in modo che quello che dice, che trasmette, sia utile, che il cliente ne abbia un risultato immediato. Se online c'è qualcuno dei miei corsisti, confermi. Confermi oppure no, dica in diretta, Giova, no, ho fatto il corso con te, in quelle ore non mi sono servita niente. Ditelo, non c'è problema, ditelo. Se invece l'avete fatto e invece il contrario, dite il contrario. Quindi... il discorso dei corsi è questo, chiuso, quindi solo roba personalizzata. Certo, poi se c'è il gruppetto di 4 amici che mi dice che vuol fare il corso assieme, lo faccio molto volentieri, perché lì non metto insieme degli estranei, ma persone che sono motivate a lavorare assieme. E lì, paradossalmente, anche se non sei da solo, la cosa diventa ancora migliore, perché tu sei motivato col tuo amico, ti scambi opinioni, idee. Invece, quando vi trovate da soli in 30 sconosciuti, che fate? Chiuso. Grazie Domenico. Giovanni Luca Altieri, bellissima domanda. Giova, avrei una domanda se posso. Nella napoletana cosa cambia tra puntata lunga e appretto corto e viceversa? Ma oh, si è staccato l'auricolare.
Domanda molto interessante, molto intelligente. È tutta una questione di strutture che dà l'impasto al glutine. E ci vorrebbe un bel po' di tempo per parlarne. Vieni a fare un corsetto. E lo personalizziamo proprio su questi argomenti. Facciamo un corso personalizzato con due impasti. Uno ad esempio con puntata lunga e uno con puntata corta. Vediamo la differenza. Bella domanda, bravo Luca. Sì, Giovanni. Ah, Giovanni. Che bel nome. Giovanni sei il migliore, Mirko, ti ringrazio, ma c'è sempre qualcuno che è meglio di me o di chiunque altro. Matteo Vardi dice giustamente che suo cugino, parte dall'acqua e idrata al 96,4, considerata pure l'umidità dell'aria che arriva al 98. Esatto, Matteo, grande. Tutti abbiamo un mio cugino che fa il pizzaiolo e che dice queste cose. È vero. Poi, ciao Marben Costa, sono Marben di Malta, ti seguo, grazie. No, Domenico, in Calabria mai, ripeto. Ho fatto consulenze online con la Calabria molte e forse qualche corsista che è venuto da me. Però io lì mai. Ciao Evero, buona Immacolata, ciao cucina di Pacicci, buona Immacolata a tutti. Io mi sono divertito, anzi ci voglio tornare. Gra, chi sei? Sei venuto al mio corso, chi sei? Siamo a 55 ragazzi. 55% idro, acqua quasi finita, andiamo di sale. Graziano e ragazzi, venite qua in centinaia, mannaggia. Ciao Fabio Di Puma, grazie. Faccio del mio meglio per darvi contenuti più interessanti possibili. We're waiting in Glasgow. What are you waiting for, Ivan? You are waiting for me in Glasgow? Instead of waiting for me, call me. Call me and say, Giovanni, come here and prepare a class customized for us. And I will be there as soon as possible. Don't wait, act. Don't wait, do. Ciao Alex, questo è un impasto con 25 grammi di sale a chilo. Accademia Pizzaioli, Domenico Miranda. Non me ne frega una mazza al momento, onestamente. Non vedo l'utilità per me e per i miei clienti. Voi non avete idea di quanta gente viene da me dopo aver fatto i corsoni classici nelle varie scuole, accademie, eccetera, incazzati come delle bisce, perché non gli è servito a niente. Ciao Massimo Sacchettino, buona domenica. Fabrizio HLT, 50% farro bianco, 50% 00 V320, anche se si parla della 00 marino, che quindi è una farina molto, 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 molto delicata. Sulla pizzeria ho avuto migliaia di proposte, ci sono dei progetti in ballo, chi lo sa. Andate, ecco, a proposito di pizzeria, dove magari potete mangiare dei prodotti che io ho contribuito a collaborare. Ho appena messo un post su Facebook e su Instagram, Marsi, sei ovunque, su Facebook e su Instagram della consulenza che ho fatto da Bolle Pizzeria a Monza. Lì se andate trovate una mia idea di pizza, insomma, quindi sicuramente ci potete andare. Andate su Facebook o su Instagram e trovate il mio ultimo post. Madonna quanti siete! E d'altra parte su YouTube ormai siamo quasi 20.000. Matteo Vandi, il V del farro bianco, qua saremo forse a 100, forse pure meno. Non lo dà neanche Mulino Marino come valore, tanto è basso. È delicata, delicata vuol dire che è delicata, che assorbe l'acqua.
non è un mostro ad assorbire un'acqua, non è un mostro nelle lievitazioni, non è un mostro a mantenere gas e sviluppare tanto. Caterina Mala, ciao Giovanni, torna in pesantrice a spirale, un abbraccio tuffante, quale consigli? Dipende da cosa vuoi fare. Ragazzi, ormai le spirali, anche come metodologia di impastamento e riscaldamento, sono molto vicine alla braccia tuffanti. Ragazzi, molto francamente, se dovete fare solo panettoni tutto il giorno, prendetevi pure la braccia tuffanti, altrimenti pigliatevi una spirale, cioè, sia che siate privati che professionisti. Anche i professionisti adesso fanno il panettone nella spirale senza problemi, certo. Se voi dovete avere una macchina solo ed esclusivamente per il panettone o grandi lievitati, ok, tutto sotto controllo, 26, temperatura perfetta, è quella che volevo, voilà, impasto finito. Maron, quanti sei? Ciao Gio, molto piacere, ti seguo da tanto tempo, ma è la prima volta in diretta. Riguardo l'impastatrice per napoletana, secondo te metto la spirale o braccia tuffanti? Ma piglia una spirale che costa la metà, ma lascia perdere per la napoletana. Con i tuoi corsi vengono rilasciati dei attestati che vengono riconosciuti. Il problema, Domenico Miranda, è che in Italia non esistono attestati riconosciuti. Non abbiamo una scuola ufficiale, abbiamo solo aziende private che rilasciano corsi di frequenza alle loro cose. Usti, bruciato al proletario. Delle farine moglie della Giovanna, cosa ne pensi? Penso molto molto bene, Giovanni Luca Altieri. Fanno ottime farine, sono un ottimo mulino, poco da dire. Fai un bel logo Giovapizza da attaccare alle porte delle pizzerie TripAdvisor. Guidami Giovapizza, potrebbe essere. In UK it's not allowed to use the laser. Why it's not allowed? What is the problem with the laser? Tell me, I'm very curious about that. Why it's not allowed using the laser? Ti è caduta la Eliani? Che botta! Diamogli due colpi. No. It sounds so strange that he's not allowed to use the laser. Ciao Matteo, più che altro perché volendo fare la scocchiarella, quindi idratazione, quindi pallina molto piccola che deve essere stesa molto larga, e noi dobbiamo avere qualcosa che ci aiuta ad aprirla, sennò come la apriamo sta pallina? Una pallina da 160 grammi, vogliamo far pizza da 30 cm, come la apriamo? Non la apriamo più. E quindi per forza dobbiamo usare qualcosa che ci aiuti. Cosa si usa solitamente, ad esempio? Solitamente magari si usa l'olio, tanto grasso per andare ad aiutarci nella... Ma che bello, ma la metti a riposo. Tanto grasso che ci aiuta nell'estensibilità. Ma se uso la farina giusta, ragazzi, il grasso non serve. Se non abbiamo esigenze particolari di sapore, comunque dobbiamo metterci in una marea. Tranne in quel caso, per l'estensibilità, io posso lavorare tranquillamente con le farine, senza aggiungere grassi e rompiballe agli impasti. Io quindi in questo caso utilizzo una farina che serve a quello scopo. Voilà, a riposo e poi spallino. Vediamo commenti. Cos government? Why the government tell you that you can't use a laser thermometer for your dough? What is the reason? It's a reason of health? What's the reason? There's no reason. What's the problem about that? Adesso andiamo a lavorare invece sulla... Quale farina consigli per impasto con biga all'80%? Stai dicendo tutto e niente. Cosa vuol dire impasto con biga all'80%? Può voler dire un milione di cose, figlio mio. Altro impasto. Questo invece è molto, molto più complicato. Gabriele, domani te lo faccio vedere. Ti faccio fare una cosina veramente speciale qua, Veramente speciale. Quindi facciamo 333, ma facciamo un terzo di... Quindi un terzo, ok, di una biancaforte. Poi andiamo un terzo di tipo 2. Ok.
Eccoci. Olè. 32. Ok. E poi andiamo di un altro terzo, esageriamo e andiamo addirittura di Empir. Prodotto paura, ragazzi. Quindi andiamo qua sotto e pigliamo il nostro sacchettino di Empir. Dov'è il nostro Empir? Il nostro Empir. Farro bianco. Eccolo qua. Il nostro Empir bianco. Che si fa per dire che è bianco. Il nostro farro monococco. Voilà. Anche di questo facciamo un bel terzo che dà tanta 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 scioglievolezza. Bellissimo, sempre uno spettacolo. Ok, voilà, mettiamo via anche dentro, prendiamo la targhetta, se non li perdo, il sesso non ci serve più, pesiamoci di nuovo in piedi, se poi invece stiamo attorno a valori da pala, quindi 7 grammi a chilo. Voilà, voilà, siamo 8, tiriamo un po' indietro. Ok, perfetto, molto bene, andiamo a sbriciolare nella nostra farina, ripetiamo l'altro sale, stiamo sempre tra 20 e 25, ragazzi, arriva, gusti, no, perfetto, 24, oh, 22, perfetto. Ci ripesiamo l'acqua, in questo caso facciamo invece un'altra idratazione, quindi dovremmo andare molto 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 più cauti. Venite qua vicino a me. Buongiorno Federico. Voilà. Quindi andiamo a verso l'80. Perfetto, andiamo di auricolare di nuovo e facciamo il nostro altro impastino. Questo è un buongiorno, bene. Il forno sul fornello, sono contento, siate contenti di vedermi live anche su YouTube. Lo vedete domani, ragazzi. Ciao Giovanni, mi hai visto il video di Gigio Attano? Non so chi sia, ragazzi, me ne frega niente del resto. Non so onestamente. La napoletana sul piatto coi profili d'oro. Federico Rodolfo Masera, vai su Facebook e Instagram. Giovanni Luca Altieri, sì, lo assaggiate. Quello che veramente mi ha sbiellato è Martucci. Francesco fa una napoletana moderna che è paurosa, paurosa, ragazzi. E quindi assoluto endorsement, non che ne abbia bisogno dell'endorsement da parte mia, ma Francesco Martucci fa una pizza che paura, paura, paura. Ciao ragazzi, questo è un impasto ad alta idratazione per una tonda simil gourmet, anche se sono denominazioni che a me fanno ridere, però per un corsista, Gabriele, non so se è ancora online, prima lo era, che mi ha chiesto un prodotto particolare, domani glielo faccio vedere.
Invece prima, sempre per Gabriele, che fa un corso personalizzato, ho fatto invece una impasto per scrocchiarella, perché domani faremo anche la scrocchiarella. Ok? Pizzeria napoletana Milano. Valide, ma avevo mangiato da Sorbillo a Duomo ormai 3 anni fa, era buona. Classica napoletana ruota di carro, era buona. Poi, ragazzi, io lavoro 80 ore a settimana quando va bene, quindi capite che ho poco tempo per girare. La cosa mi pesa anche un po' perché ho tantissimi amici che mi chiedono di andarli a trovare, di far qualcosa assieme. Quindi vorrei anche cambiare un po' abitudini dall'anno prossimo, perché non va bene. Ripeto, se volete andare a mangiare roba valida, al momento andate da Bolle Pizzeria a Monza, dove ho fatto consulenza io, e che lavora molto bene, fa prodotti eccezionali. Quindi, se vi fidate dell'Iova, Giovanni Luca Altieri, infatti quella di Martucci l'ho trovata clamorosa, mentre mi ha deluso molto 50 calò. Ragazzi, noi poi ci dimentichiamo sempre di una cosa molto importante, che adesso vogliamo portare a livello di prodotto gourmet un prodotto che è la pizza napoletana, che non si adatta alla faccenda gourmet, perché sono prodotti troppo artigianali, che vengono prodotti con metodologie troppo rapide, troppo, insomma, se voi andate in un ristorante stellato, andate in 2 sere diverse, non trovate 2 risotti diversi. Se invece andate in una pizzeria super, potrebbe capitarvi che magari trovate una pizza diversa dall'altro, magari una è mezza bruciata e l'altra no, perché ci sta, è pizza. Certo che ho usato le farine De Marco, i loro preparati per la pinza, certo che li ho usati. Non amo usare i preparati per i prodotti come teglia, pinza o altro. Li uso se proprio c'è una necessità particolare. Cos'è che hai trovato in quella di 50 calò che non ti è piaciuta, Giovanni? Com'era? Ciro fa un po' la classica, fa un po' la classica ruota di carro, però più idratata. Fa un'ottima pizza, perché c'è, cioè, Ciro, strano. Però, ripeto, può essere tranquillamente quello che abbiamo detto. Vai lì, e la serata non è quella perfetta, e... è un casino, lo so. Per una teglia romana da sbardo, preutilizzi una maturazione lunga 48 ore, frene forti, o pensi che un diretto max 24 ore con frene più deboli sia migliore? Va bene tutte e due, dipende da cosa fai. Teglia romana da sbardo può essere fatta anche tutta a temperatura ambiente con biga e poi rinfresco a temperatura ambiente, quindi dipende. Sì, certo, Marsin, sono al massimo. Massimo, massimo, massimo. Abbiamo un gruppo su Facebook che si chiama Pizzaiolo al Nord, mi fa piacere se ti unisci, Miranda. Domenico, io non sono un pizzaiolo e non faccio parte di nessun gruppo. Non ho tempo per lavorare, figurarsi per il resto. Non riesco a trovare tempo per quanto lavoro ho. Non faccio parte dei gruppi su Facebook, mi spiace, non faccio parte di nessun gruppo. Prova a bannarmi, Marci, provaci. Conosci le farine Petra? Una pizzeria nuova vicino a casa mia utilizza la differenza abissale dalle altre pizzerie. Sì, sì, conosco le Petra, ma se la differenza abissale non è tanto perché usa le Petra, ma per altre cose. Alcune Petra ormai sono diventate anche molto tecniche e molto facili, fanno avere dei gran risultati. Impasto un po' gommoso e pomodorini gialli di un'acidità esagerata. Ah, che Ciro Salvo usa comunque un'alta idratazione per la napoletana. È vero che lavora su ruota di carro, quindi comunque con un rapporto di forma, con poco cornicione,
che tende a trasmettere, a scambiare bene il calore con forno, e quindi sicuramente tende a cuocere meglio che un cornicione di 9 cm. Però comunque con l'alta idratazione la gommosità può essere un problema, senz'altro può esserti andata di sfiga. Poi ragazzi, ripeto, con la pizza purtroppo hai trovato il pizzaiolo che si è girato una volta in meno e te l'ha cotta 20 secondi in meno, invece che perfetta era gommosa. È un casino, non è semplice. Non è semplice per niente. Per quello anche si dice che è strano, no? Come mai una pizzeria fino ad ora non ha mai avuto una stella Michelin, nonostante adesso ci sia in giro gente con due palle così? Perché è un prodotto troppo particolare, e anche se allestisci locali eccelsi con un servizio eccelso, quel prodotto è troppo soggetto a grandi variazioni da un giorno all'altro. Ciao Simone Palomba. Sì, poi non parliamo nemmeno del fornalegna. Voi figuratevi, esatto, perché Ciro poi è il fornalegna. Cioè diventa veramente un delirio. Ripeto, voi andate da in un ristorante stellato, non è che il risotto che servono al vostro vicino di tavolo prima di voi è diverso dal vostro. Deve essere fottutamente uguale, ed è sempre così. In una pizzeria, no, non è così, perché è un prodotto troppo incostante proprio per le caratteristiche intrinseche del prodotto stesso. Quindi ripeto, bisogna fare molta attenzione quando facciamo troppo i fighetti e gourmand con la pizza. È un prodotto che non si presta a fare le fighetterie e le gourmanderie. Ciao Simone Palomba, buona domenica a te, t'ho già salutato? Giovanni Memoli, hai ragione, basta l'inerzia di parametro e cambia tutto. Esatto, è un cacchio di casino. È veramente un casino. Cioè, ve la dico tutta, ragazzi, non so nemmeno chi sia Vincenzo Iannucci, onestamente. Quando sono stato io da Ciro, mi ha portato una pizza bruciata. Sono molto onesto. È arrivata bruciata, ma questo non vuol dire che la pizza non sia buona o che lui non sia bravo. Vuol dire che purtroppo la pizza napoletana a 60 secondi di cottura, quando vuoi servire 300 persone, è vero, deve esserci il controllo qualità, se uno vede che non va bene non la porta al tavolo, tutto vero. E però quel tipo di prodotto purtroppo è così. Che volete fare? Fabio, Giovanni, se volessi fare un corso da te per informarmi sui costi altro, come faccio? Allora Fabio, lo dico a te, lo dico a tutti, andate o sulla mia pagina Facebook o sul mio profilo Instagram e trovate il link, oppure nei video, in tutti i video di YouTube, nel testo sotto, trovate il link alla form da compilare per avere informazioni. Compila la form e ti arriveranno tutte le informazioni. Quindi niente, la napoletana è delicata, è un prodotto particolare che può essere estremamente incostante, estremamente variabile, e chi più ne ha più ne metta. Non è una robina semplice per niente. Questo discorso sulla gommosità mi fa impazzire. Tantissime pizzerie certificate soffrono di questo problema. Appena arrivi a metà della pizza è già la gomma tra i denti. Che te devo dire? C'hai ragione. Ragazzi, noi poi trascuriamo anche un'altra cosa. La STG, esatto, Domenico, tra 60 e 90. Noi ci dimentichiamo un'altra cosa. La pizza, soprattutto napoletana, è dall'altro ieri che noi facciamo le pulci all'alveolo, la struttura, la scioglievolezza, la consistenza qui e che qua e che su che giù. Ma ragazzi, fino all'altro ieri è stata il cibo per eccellenza del popolo, del povero, il cibo per eccellenza per riempire la pancia a basso costo. Quindi capite che una tipologia di prodotto di questo tipo, scusate, tipologia di prodotto di questo tipo è orrendo, però, perdonatemi, domenica mattina anche per me, lavoro a volte 40 giorni di fila, quindi sono stanco. Tutto per voi, maledetti grigliapizze. Dicevo, una tipologia di prodotto così. Ciao fidanzata. Allora, la fidanzata di Simone Palomba dice: ciao, sono la fidanzata di Simone Palomba. Qui si parla solo di pizza, hai creato un mostro, aiuto. Allora, guarda, ragazza di Simone Palomba,
sei già fortunata, perché mi scrivono tante fidanzate e tante mogli che iniziano ad avere dei dubbi sul marito perché si addormenta invece che dando attenzione a loro, ma guardando i miei video. E quindi si preoccupano e dice: ma che cosa sta succedendo a mio marito che tutte le sere guarda i video di un uomo che fa le pizze? Vabbè, chiudiamo. Volevo dire, è da pochissimo che noi abbiamo elevato questo prodotto a roba fighetta. Fino all'altro ieri non lo era. Fino all'altro ieri, fino a 60, 50, 60, ma l'altro ieri, 50 anni fa, nessuno andava a chiedere al pizzaiolo: ma me l'hai data cruda, ma me l'hai data bruciata, ma l'alveolo, ma scelevolezza. Nessuno. Quindi questo prodotto fino all'altro ieri non ha avuto l'attenzione né da chi lo produceva né da chi lo faceva, ed è nato ed è andato avanti senza dover avere questi problemi. Fino all'altro ieri non gliene fregava un cazzo a nessuno se la napoletana era cruda e appena tirata fuori dal forno la si chiudeva a libretto e la si mangiava. Ma chi volevate che gliene fregava? Il povero scugnizzo di Napoli che non aveva manco l'acqua per lavarsi. Ma non gliene fregava nulla, già ringraziava la Madonna che aveva qualcosa da mettere sotto i denti. Ecco perché ancora adesso si ha tanta difficoltà a farlo perfetto questo prodotto. Perché non è nato perfetto ed è andato avanti per decenni non perfetto, a nessuno fregava che non fosse perfetto. Capito? Cosa volete che fregava la persona 50 anni fa se la pizza era mezza gommosa? Ma ragazzi, ma scherziamo, non sapeva neanche come riempire la pancia. Solo adesso noi abbiamo un'attenzione completamente diversa. E su un prodotto come la napoletana, che invece per decenni è stato per antonomasia un prodotto per riempire la pancia a poco prezzo. Ragazzi, ma senza andare ai nonni, come dice Domenico, io faccio 40 anni a febbraio, sono ancora, diciamo, relativamente giovane. Ma quando io avevo 15 anni, ma mica ci facevamo ste pippe? Mica ci faceva le pippe che mi faccio io, che ci facciamo adesso, giustamente, perché fortunatamente adesso la pancia piena ce l'abbiamo, non è più un problema riempire la pancia. Quindi cerchiamo qualcosa di diverso, quindi ci sta. Ma le cose dobbiamo capire che sono nettamente cambiate e dobbiamo affrontarle quindi in modo nettamente diverso. Devo ringraziare e maledire pubblicamente Tesauro. Ringraziare perché guardando i due video sono riuscito a fare a casa un prodotto decente. Maledire perché adesso tutti sabato sera devo invitare gente a casa. Giovanni, mi fa molto piacere di esservi utile. Stefano Lizzi, ciao Giova, sei proprio bravo. Ti ringrazio. Bravi voi che mi seguite. Quelli che seguono Giova Pizza sono persone in gamba. E chi dice che non è così è un pirla. In questo caso entra una fortuna sul campo dell'alimentazione, sono più informati, curiosi e con voglia di sperimentare. Assolutamente Fabio, sono d'accordissimo, è vero. Internet, lo sappiamo, è uno strumento, come tutti gli strumenti può essere buono o cattivo. Chi lo usa male fa i disastri che conosciamo, disinformazione, bufale e cazzate varie, ma se lo usiamo bene è una fonte di informazione pazzesca che noi non avevamo. Quindi assolutamente è una fortuna avere internet. Guardate che bello questo impastino, che bella faccia che sta avendo, bello setoso. Mamma la mia gola, a furia di parlare mi fate perdere la voce. Cosa devo fare con voi? Ci siamo, ultimo goccino, voilà, 80% fatto. Quasi finito l'impasto, bello fresco, così teniamo il glutine ben in tiro, che con l'Enkir ci serve. Giovanni, ho fatto una genovese spettacolare, ovviamente la napoletana si è decente, ma se non prendi un forno che tu sia almeno 400 gradi e dura, non credete, certo Andrea, assolutamente così, per la napoletana ti serve un forno tosto. Ma veramente, io il 27 febbraio, Fabio, siamo praticamente coetanei sputati allora. Io 27 febbraio ne faccio 40. Sì, Andrea Barbaglia, ti serve il forno. Basta provare a far pizze tonde nei forni di casa, avete rotto le palle.
e siano maledetti quelli che vi prendono per il culo, per il laico, per non so cosa, illudendovi che invece potete farlo. E chissà che cosa vi venga. La pizza tonda, lasciate perdere il forno di casa. Io non so come dirvelo, poi fate quello che volete. Ragazzi, impasto quasi finito, adesso lo tiro fuori. Ciao Simone Pinnex. Il forno di casa, usatelo, sfruttatelo, sfruttate le sue caratteristiche. A quelle fate i prodotti che vengono al meglio a quelle temperature e con quelle caratteristiche di cottura. Che cosa vi mettete a impazzire per fare prodotti che tanto a quelle temperature non ne vengono? Ma che cazzo? Cosa ne pensi dell'idro 90% fatte non ed? Ne penso molto male. Dicevo, nel forno di casa, ma fate i prodotti che sapete che vengono. E imparate come delle bestie la teglia romana, la focaccia, il pane. Potete farle in mille variabili. Raul, ho visto che Bonci non impasta molto, eppure i gas rimangono all'interno della pasta. Come fa se la maglia glutinica non è forte? Caro Raul, ti sei già risposto da solo. E non voglio riprendere questo argomento, se no esagererei veramente. Domenico Miranda, ne penso che l'ho usata, è un mostro. Ci puoi chiudere i buchi nei muri al posto dello stucco. Ragazzi, impasto pronto. Delicato che io ho già affrontato in altre live e non voglio riaffrontare perché non è il caso, perché non è il caso. Mamma mia, che bella mia. Bello. Guardate che struttura particolare, questo è l'enchi. Voi immaginate il sapore delle strutture degli impasti con questa farina. È come una crema, vedete? Ma col frigo gli daremo un grande aiutino a sistemarsi. Ok. Spettacolo. Delicatissimo, però il risultato è eccezionale. Questa è una crema. Anzi, prendiamo l'impasto per pulirmi un po' da sta farina di scorvero che è caduta. Attenzione, sto aggiungendo 1 mg di farina alla ricetta. Signor, vediamo chi c'è, le domande. Quindi non ti piace, che cosa non mi piace, Domenico? Non ho capito. Ah, la Caputo Nuvola, ma no, per carità, voglia, se mi piace, un mostro. Vi fa impastare correttamente, pure se impastate con i piedi. È un mostro la nuvola. Sviluppa pure se lo so. Sviluppa pure se la goccia del microonde. Il problema di quelle farine, ragazzi, arrivo, eh.
Il problema di quelle farine è che se, facciamo vedere un po' il mio brutto faccione, il problema di quelle farine è che se vi abituate a usare quelle farine, poi non sapete più fare niente, perché sono loro che fanno il lavoro e non voi. E quello è il problema dell'usare quelle farine, mica altro. Se le usate troppo e vi abituate troppo, poi vi dimenticate come si lavora, perché sono facili, più che facili, mostruosamente facili. Capito? Avrei alcune domande sul corso personalizzato. Si possono accorpare due tipologie diverse di prodotti, esempio napoletana e teglia romana? Se sì, il costo del corso è raddoppiato. Infine, il pagamento del corso deve essere fatto al momento della prenotazione oppure in prossimità dello stesso? Allora, Bruno, a te e a tutti, sì, accorpo anche i corsi, però solo in condizioni particolari. Come vi dicevo, io faccio i corsi perché servono. Quindi non faccio come fanno tutti gli altri che vi fanno fare 18 corsi. Non sono come tutti gli altri che vi fanno trovare in 30 e fate in una giornata gli hamburger, la pizza, la tonda, la teglia, le lasagne, le zucchine ripiene e i peperoncini cruschi. Perché non serve un cazzo. Questo serve semplicemente a fare una carovana di soldi a chi fa i corsi e basta. Quindi, no, il metodo combo, lasciatelo stare, una puttanata, è ridicolo, non serve assolutamente a nulla. Basta e stop. Volete fare la napoletana, pigliatevi un cazzo di fornetto che raggiunga quelle temperature, il resto sono puttanate. A cosa serve? Ma mi spiegate a cosa serve? Ma allora, ma vi rendete conto che ste cagate ce l'abbiamo solo nell'ambito della pizza e dei deficienti che vengono a parlare di ste cose nel campo della pizza? Ma voi vi immaginate se nel campo della cucina arrivasse qualcuno su un canale YouTube o non so dove, pagine Facebook o via dicendo, e vi dicesse che le lasagne, invece di farle nel cazzo di forno in cui dovete fare le lasagne, può andare però se prendete la vaschetta in metallo strutturato del Madagascar, 12 secondi nel microonde, tirandolo fuori appoggiando un coperchio di ghisa con del carbone, del barbecue che arriva da... Ma voi vi mettereste a ridere, direste che è un coglione. Perché invece nella pizza ste cose vanno avanti? Ditemelo. Volete far la tonda? Prendete un forno per far la tonda. Che cosa vi mettete a fare il circo Togni con robe per cui i risultati sono terrificanti? Perché poi il problema è che qual è il problema classico della testa dell'essere umano? È che voi vi autoconvincete che poi va bene, vi autoconvincete che è buona, invece state mangiando una merda cruda o bruciata o dura. Non fatemi partire l'embolo, per piacere, perché io veramente sta cosa non riesco a comprenderla. E il problema del fare le cazzate è che non imparate. Perché più vi mettete dietro a processi che non hanno né capo né coda e che sono delle puttanate, dei rattoppi casalinghi per fare il circo e buttare del materiale non si sa cosa, non si sa per come, in giro per il web, più non capite i processi. Perché da me anche i privati che vengono da me sono privati con palle così e che hanno intenzione magari di fare qualcosa e di aprire, perché vogliono imparare i processi, le cose chiare. La gente che vuol far la tonda con la padella, il grill, la Madonna, il microonde, il barbecue, sta a casa a fare le cagate a casa nel suo angolino e continuerà a fare cagate per gli anni a venire. Non ha prospettive, cazzo, di un certo tipo. Che prospettive hai in cucina se pensi di fare l'arrosto cuocendolo con la candela e poi ci appoggi sopra un coperchio caldo e poi lo vaporizzi con... Cioè, che prospettive hai? Ma pensi che sia una roba che ha senso? Chiusa la parentesi, sennò poi mi partono gli emboli, già c'è la pressione alta e ci manca che me la facciate alzare ancora di più. E Bruno, ritorno al discorso corsi, che è importante. Io accorpo corsi, però ripeto, li faccio in questo modo perché sono utili. Quindi li accorpo solo in condizioni particolari. Ne faccio al massimo 2 in un giorno. Non sono mai teglia romana e napoletana assieme, perché sono argomenti estremamente diversi e abbastanza complessi. Nello stesso giorno ti scoppia la testa. Generalmente accorpo napoletana e focaccia,
o se no tre corsi in due giorni. Ovviamente se fai più corsi fai, più persone sei, più il costo a corso scende di poco. Ok? Modalità, si fissa l'impegno con un acconto e il resto al corso. L'acconto serve per fissare l'impegno perché è il mio unico modo per mettere in lista le persone. Poi ovviamente la personalizzazione serve anche a fare in modo che se non si può, c'è un problema, c'è un impedimento, l'acconto rimane, l'impegno rimane, si rifissa il corso, non lo perdi. E lo, perché i problemi possono saltare fuori all'ultimo momento, non muore, cioè per problemi gravi, immagino mi chiami il giorno, anche il giorno prima, che io ho anche fatto l'impasto, porca miseria, ho fatto tutto, però mi dici, Giova, io mi sono alzato con 40 di febbre, che devo fare? Cosa facciamo? Ci ammazziamo? Vediamo di sistemare le cose e rincastrarci. Allo stesso modo mi sveglio io e ti dico, io c'ho 40 di febbre, che facciamo? Nel caso tuo ti dico che rifacciamo tutto, nel caso invece ho problemi io tento di avere la professionalità massima possibile perché sono serio, si vede, sono così serio da essere noioso, vero? Ditemi la verità. Però nel mio caso tu hai anche la libertà di dire, Giova, ok, però rifissarlo, non lo so, eccetera, rimborsami e lo annulliamo. Va bene, certo, nel caso in cui sto male io. Nel caso in cui sto male tu, ti dico, no, guarda, non è mai successo che ho detto, no, mi tengo l'acconto e t'attacchi. Perché sempre succede, visto che da me vengono solo persone intelligenti, le volte che è stato annullato il corso è perché la persona aveva dei problemi, e la febbre è un impedimento, è un qualcosa... E il personalizzato serve anche a questo. Invece fate il corso in 30 persone e diteli il giorno prima che siete malati. Ciao, te saluti. Ok, dai, cos'è che state scrivendo? Faccio biga, nuvola, pizza. Ok, Bruno, ti ho risposto. Ho trovato un mulino nel Comasco. Ma tu sei di qua? 450 e 550, certo, Marcin, sono d'accordo con te. Farina del mulino Quaglia e mulino Vigevano, ottime farine, per carità, sulle petre. Sì, Bruno, esatto, napoletane e focaccia le faccio lo stesso giorno. Sì, ci si riesce, anche se comunque pesante, anche se comunque pesantino. Anche perché un'altra illusione... Mentre sistemiamo l'impasto, ve lo dico, un'altra illusione è quella di... voi spendete la cifra, però, caspita, 12 ore di corso. Che cazzo ve ne fate in 12 ore di corso, ragazzi? No, devo guardarvi mentre dico queste cose. Che cazzo ve ne fate in 12 ore di corso? Di 10? Di 8? Che cosa ve ne fate? È un'illusione che vi viene data per giustificare i soldi che vi chiedono. Ma scusate, ma voi dopo 2-3 ore? Ragazzi, io ho fatto ingegneria aerospaziale, non è che sono proprio stato del tempo a non fare un cazzo, a fare robe semplici. Quindi so cosa vuol dire impegnarsi nello studio, diciamo. Ma dopo 2-3 ore? Io spero che voi eravate più bravi di me. Io non è che riuscivo a tenere l'attenzione, mi rompevo le palle, mi annoiavo. E perché per un corso di pizza del resto deve essere diverso? Ma che ve ne frega che questi vi dicono che il corso dura 12 ore? Ma non vi servono 12 ore, voi dopo 3-4 ore avete una testa così. Ecco l'altro motivo per cui io non faccio corsi combinati. Perché quando si inizia ad andare oltre le classiche 4-5 ore del mio corso, ragazzi, ci avete una testa come un pallone. Diventa impegnativo stare attenti. Quindi fate attenzione anche a queste cose, non fatevi illudere da quelli che vi dicono tot euro, venite, siete in 30, facciamo 18 argomenti, però stiamo insieme 10 ore. E sti cazzi! Tanto 10 ore mica le sfruttate, ci avete due palle così già dopo 4-5. Giusto? Ditemi se sbaglio. Qua, ripeto, magari voi siete più... non state vedendo, vi giro. Che bestia, c'ho l'olio sul dito. Voi siete molto più bravi di me, io sono contento. Io, a scuola, dopo un po', c'ho due palle. E adesso questo se ne va a riposare al fresco. Coperchio.
Ah, non l'avete visto. Telchi. Olè ragazzi, adesso un attimo e andiamo anche in frigo. Voilà, venite con me. Fai anche corsi per il pane. Caterina, ni. Primo perché effettivamente ragazzi per il pane il lievito madre è la morte sua e io al momento ho eliminato il lievito madre dalle mie consulenze perché mi sono super focalizzato sulla pizza. Diciamo che faccio vedere il pane nei corsi quando usiamo gli impasti della teglia, della napoletana e poi il classico corso dei buns che spesso combino e quello è un concorso da fare tranquillamente via Skype, viene benissimo, dei buns per hamburger, quindi pane inteso quello al momento. Ok? Domande ragazzi, dai che abbiamo fatto anche la diretta su YouTube oggi, sono contento. Su YouTube non la faccio mai la diretta, uploado sempre le dirette fatte su Facebook. Avete domande? E poi andiamo tutti a pranzo. Sentite i miei bambini di sopra, di là che urlano. Sentite come strillano. Domande? A posto? Vediamo se non ho risposto a qualcuno. Siete mille. Mira, ciao Mario Padre Vita. Sì, Fabiano, avevo risposto a te. Scusa, ma sai che poi quando mi piglia l'embolio parto, perché cioè. Sì, il G3 Ferrari delizia, Paolo. Anch'io ho avuto il G3 Ferrari. Diciamo che raggiunge sicuramente temperature più alte al forno di casa, però è un cacchio di casino. Ascoltami, se hai budget, se puoi spendere 400 euro e se hai un po' di spazio, pigliati un F1. Cioè ragazzi, è un'altra vita. Io non piglio un euro dall'F1, vi ripeto, io sono l'unico che è indipendente, che non piglia soldi, che non fa marchette. Pensate che a gennaio farò un'apertura a Copenaghen di un nuovo locale. Mi hanno contattato per la consulenza per apertura per tutto, ovviamente abbiamo stabilito che prodotti prendere, cosa fare, i forni, eccetera, eccetera. Faranno teglia romana, quindi ovviamente ho detto quali sono i forni migliori, impasto crudo, i forni migliori da teglia romana. Abbiamo deciso per un Castelli, che per la teglia romana è tra i top sicuramente. Vi racconto questo per farvi capire. I proprietari di Copenaghen vanno a Roma, in sede Castelli, a vedere il processo di produzione del forno, anche perché non si interessa, perché sono botte a 15.000 euro sti forni, quindi giustamente se lo vanno a vedere. E mi chiama, mentre era in azienda, questo cliente a cui ho fatto la consulenza e a cui dovrò fare l'apertura del locale, mi fa, ciao Giovanni, qua tutto bene, eccetera, ti saluta il proprietario Castelli dell'azienda dicendoti e mi ha detto che devi essere proprio una brava persona perché gli fai vendere un sacco di forni senza chiedergli niente. Quindi non si capisce se sono fesso o sono bravo. Non sono sicuramente fesso, sono onesto. Sono onesto verso le persone a cui offro i miei servizi. Se io prendessi marchette dai forni, dalle farine, eccetera, eccetera, no Massimo, purtroppo no. Perché inevitabilmente io tenderei a proporre le cose per cui ho le provvigioni, non le cose che ritengo sia migliori per il mio cliente. E la gente, quando ti dà i soldi, pensa di avere ascendente su di te e su di me non ha ascendente nessuno. Non voglio che abbia ascendente nessuno, non voglio che esista nessuno che possa dirmi perché a quel locale hai consigliato quella farina invece della mia o invece di un'altra. Io non lavoro così. So che così vivono tutti, perché avere lo stipendiuccio tutti i mesi sicuro è bello. Io invece ho partita IVA e sono un imprenditore e un libero professionista da sempre. Quindi vivo solo della mia abilità di fare le cose. Ecco perché non lo faccio.
perché sarei poi portato, quando dovete pagare la retta di vostro figlio a scuola e dovete consigliare una farina su cui avete le provvigioni e uno su cui non le avete, che cosa fate? Dite la verità, siate onesti. Sapete già la risposta. E questa è una cosa che non va bene. Punto. Ecco perché. Quindi vi ho raccontato l'aneddoto, diciamo, dell'apertura a Copenaghen con Castelli. Fa, deve essere proprio una brava persona. Gli ha detto, non lo conosco personalmente Giovanni, ma deve essere una bravissima persona, ci fa vendere un sacco di fondi, non ci chiede niente. Li faccio vendere i fondi perché sono i migliori. In questo modo io e i miei clienti consiglio il meglio, senza condizionamenti. Se ritengo che per il suo processo, prodotto, locale, la cosa migliore sia X, mi consiglio X, non Y perché va a vantaggio mio. Chiuso, figliuoli, direi che per domenica, io non vado mai in ferie domenica, però domenico, però guardate che le cose cambieranno a breve, perché non è che posso andare sottoterra, diciamo. Ciao Giovanni, ti seguo sempre, sei preparatissimo e simpaticissimo. Grazie Claudio, sei gentilissimo. Vi auguro buona domenica, ragazzi. Mi raccomando, vi assolvo da tutti i vostri peccati panificatori, non fate grigliapizze, seguitemi. Mettete like, condividete, eccetera. Buona domenica, ragazzi. Ciao, vi saluto.